Portare il teatro in carcere, portare dentro le mura della fortezza di Volterra i pensieri, la riflessione, il cambiamento che parte da una forma d'arte. La Toscana investe su questo percorso da 30 anni, un traguardo che è stato realizzato grazie alla collaborazione di più realtà, dalla regione fino ai comuni, dalla Compagnia della Fortezza, diretta da Armando Punzo, anima e cuore del progetto del teatro in carcere. I risultati sono enormi e a volte anche difficili da dichiarare. Il carcere di Volterra era uno dei peggiori istituti, uno dei veramente i più duri in Italia. Cioè veramente tra i più duri in Italia, oggi è un carcere all'avanguardia per le attività trattamentali, quindi veramente è un carcere che viene preso e studiato proprio come esempio, quindi sono delle trasformazioni veramente straordinarie per essere un istituto di carcere. Più il risultato veramente poi secondo me obiettivo, concreto e riconosciuto da tutti, il fatto che è nata una compagnia, vera e propria compagnia di teatro che partecipa a livello nazionale e internazionale, insomma, a quello che è il mondo del teatro. La Toscana è stata un esempio importante anche sostenendo e dialogando con tutti quei soggetti che appunto si sono occupati di teatro ed altre attività culturali all'interno del carcere, e sappiamo quanto questo sia importante. Per festeggiare i 30 anni delle attività della Compagnia della Fortezza per il teatro in carcere sono stati presentati gli eventi che saranno organizzati per i prossimi 3 anni, proprio per rendere onore al trentennale. E poi c'è l'obiettivo più grande da realizzare, quello di costruire il teatro stabile nella Fortezza di Volterra. Le prime volte che abbiamo parlato dell'idea di avere un teatro all'interno del carcere di Volterra, che è una fortezza medicea meravigliosa, stupenda, ma che ha spazi risicatissimi, molto stretti all'interno, è quello di avere questo teatro. Teatro adesso, grazie al garante anche detenuti della regione toscana, Franco Corleone, che ha rimesso in moto questa macchina, no, del discorso del teatro, perché c'è un finanziamento importante, però è un po' fermo lì. Quindi l'idea è vedere se entro dicembre riusciamo ad avere il progetto definitivo e finalmente riuscire a realizzare questo teatro. Si stanno analizzando i progetti che sono stati presentati. Fortunatamente le risorse da parte appunto del Ministero della Giustizia ci sono, e appunto la regione sta cercando di facilitare questo percorso.